Io mi sto mettendo adesso a fare colazione, come al solito, con il mio caffè e latte appena fatto e poi questi biscotti che vi voglio consigliare. Io ormai sono diventata la vostra spacciatrice di biscotti. Questi ultimamente che sto mangiando del Mulino Bianco con il meno 40% di grassi, che sarebbero tipo le macine un po' più leggere. Ve le straconsiglio, sono buonissime, quasi non sentite la differenza con quelle vere super grasse, insomma. Quindi, insomma, provateli se avete modo. Ed è prestissimo perché sto per andare in palestra, come potete vedere. Buongiorno e benvenuti in un nuovo vlog. Tra l'altro, il vlog di oggi è molto speciale perché, come avrete letto dal titolo, è uno study vlog. L'ultimo study vlog che ci sarà sul canale. Poi vi spiegherò perché durante il corso della giornata, perché proprio oggi è l'ultimo, nonostante io mi sia interrotta in realtà già da qualche mese, settimana, adesso non ricordo sinceramente. Comunque, le mie condizioni abbastanza discutibili sono dovute al fatto che A, sto andando in palestra, B, dopo devo fare una doccia, quindi insomma i capelli sono nel conteggio del giorno sporchi, diciamo, quindi me li lavo dopo quando torno da palestra, anche perché fare la doccia dopo palestra è proprio una cosa che dà soddisfazione, quindi cerco sempre di farla quando torno e chiaramente la faccio sempre, però insomma con i capelli preferisco sempre anche dopo palestra, tanto in palestra comunque un minimo col sudore eccetera si rovinano. Comunque poi vi racconto bene cosa devo fare durante la giornata. Io adesso vado, fa un caldo atroce già adesso, sono uscita fuori in giardino e fa caldissimo. Oh, quindi prevedo dopo un calore veramente importante e poi dobbiamo andare dal fioraio, mi sta per uscire fiorista, fioraio, diciamo fioraio, a capire le corone della laurea. Abbiamo il telefono pieno di foto, perché ovviamente sto andando con Alice, di foto che, cioè tipo do and don'ts, quindi cose da fare e cose da non fare sulla nostra corona, perché noi siamo molto precise in questo. Abbiamo un'idea molto specifica di corona che vogliamo e assolutamente un sacco di cose che non vogliamo, quindi spero che il fioraio abbia pazienza perché perderemo tipo mezz'ora in queste condizioni, quindi poraccio doppiamente. E vabbè, noi ci vediamo quando torno, che adesso ho da fare tutte queste cose e poi ci vediamo. Appena tornata a casa dalla palestra e dal fioraio, sono le 11 e ho fatto tutto. Abbiamo prenotato la coroncina di fiori e sono molto molto emozionata. Quella è una delle cose che mi piace di più, cioè non la coroncina di fiori, scusa, della corona d'alloro, insomma, classica. Tra l'altro io e Alice in questo ci siamo mantenute sobrie perché la vogliamo semplicemente con le foglie, insomma, d'alloro chiaramente classiche e il fiocco di raso. Niente bacche, niente peperoncini, niente fiori, insomma, più semplice possibile. Fatemi sapere se voi vi siete laureati come la volevate la vostra coroncina, che secondo me è una cosa carina di quel giorno, forse la più rappresentativa, ecco. Comunque, non so se sentite, ma casa mia è invasa da rumori perché a quanto pare, non lo so, i vicini stanno cercando il petrolio nel muro, perché vi giuro, dei rumori mai sentiti nella mia esistenza. Infatti adesso mi devo andare a fare la doccia e sono in casa da sola e ho un po' paura perché io, vi giuro, non ho paura a stare da sola in casa, mai, ma quando mi devo fare la doccia ho il terrore puro, perché ho il terrore di non riuscire ad avere i riflessi pronti per poter fare qualcosa e questi rumori mi metteranno super in crisi perché ogni 3x2 scatterò tipo con l'ansia. Comunque mi devo assolutamente lavare perché oggi pomeriggio devo vedere un'amica e al centro e non ci posso andare così. Mi scuso innanzitutto per i rumori, purtroppo non dipendono da me. Comunque vi volevo far vedere che sto impazzendo per decidere come vestirmi, perché voi mi dite sempre: Marti, sembri una così decisa, secondo me ti svegli la mattina e sai già cosa metterti. No, questa è proprio la più lontana definizione che mi si possa attribuire. Infatti non so, soprattutto i sopra, i sotto già è più facile per quanto mi riguarda, i sopra sto impazzendo, non so veramente che cosa mettermi. L'indecisione principalmente è tra queste due e quelli sono i pantaloncini che uso per casa e che metterò dopo per stare fresca post doccia e poi sto scegliendo cosa mettere sotto, però che chiaramente dipende da cosa metterò sopra. Quindi niente, volevo dire, questo momento dura tipo mezz'ora. Chiaramente non fate caso al fatto che ho i capelli completamente bagnati sotto, qui sotto e sulle punte, ma io in estate cerco di asciugarmeli col phon il meno possibile perché sennò mi diventano super crespi e uno schifo. Anche perché non so se avete notato, non sto più piastrando i capelli né ricci né lisci. Questo perché, siccome i giorni della laurea penso che li dovrò buttare praticamente, cioè io penso che a luglio e agosto andrò in giro con una parrucca perché ho intenzione di farci un sacco di cose. Sto cercando, diciamo, di preservarli il più possibile e poi in una botta sola tra l'1 e il 2 luglio me li brucio praticamente perché userò un sacco di piastra. Vabbè, amen per la laurea, questo ed altro. Comunque ho deciso come
vestirmi, ho messo alla fine questa canottiera di Levi's, che come potete vedere è abbastanza larga, questo perché è una, ora ve lo dico, XL, perché era in offerta, proprio perché era probabilmente così grande e nessuno la voleva, anche se sinceramente, se devo dirvela tutta, a me non sembra una XL, nel senso al limite è una L, non è così larga, appunto della Levi's, che ho preso all'outlet, e l'ho pagata, dov'è il prezzo? Ah, ok, l'ho pagata a 7 euro, quindi sinceramente ci sta. Vi chiedo nuovamente scusa per i rumori, non so che dirvi, è tra l'altro il primo giorno di lavori, quindi come sempre una fortuna atroce io. Allora, ok, ho un po' un momento per chiacchierare con voi e vi voglio parlare del fatto dell'ultimo study vlog, perché oggi... Perché non ci sono stati più study vlog innanzitutto? Non ci sono stati più study vlog perché il mio studio è cambiato, nel senso che il tipo di studio che ho fatto per la tesi è molto diverso dallo studio che facevo in generale prima, quindi col libro, col computer. Il mio è stato uno studio, cioè io vi parlo di studio perché secondo me è una parola che racchiude bene ciò che riguarda l'università, però... In realtà il mio era più che altro un andare in sala di registrazione, trovare la persona che doveva doppiare i nostri spot, scrivere uno spot radio, trovare il nuovo colore, trovare un'idea di gadget da presentare il giorno della laurea. Insomma, sono state tutte cose in cui mi vedevano andare in posti, fare cose, più che stare seduta a una scrivania, ecco. È stato pochissimo il tempo seduta alla scrivania, soprattutto è stato poco il tempo seduta alla scrivania da sola, perché sono stata molto con Alice e molto con le altre due ragazze che faranno la tesi con me e quindi si laureeranno con me quel giorno. E quindi non mi andava di annoiarvi, di parlarvi di cose che non vi interessano perché non sarebbero stati vlog classici e perché alcune cose purtroppo sono coperte da copyright. Io questa cosa te la continuo a dire, so che molti di voi questa cosa non entra in testa e non vi fa di capirla perché dite no, voglio vedere, io lo capisco, ma non dipende da me e non voglio finire al gabbio per questo, diciamo. E perché oggi ultimo stati vlog? Ultimo perché non volevo lasciarvi... così, con uno stati vlog a caso, l'ultimo che tra l'altro non mi ricordo nemmeno qual è, andiamo a vedere. Ok, l'ultimo che vi ho fatto è l'ultima settimana di lezioni all'università, no, l'ultima settimana di lezioni della mia vita all'università, ok, che in realtà è coerente, però volevo farvi proprio l'ultimo che chiudesse questo capitolo che è durato 3 anni, in cui mi avete seguita, mi avete supportata, io non smetterò mai abbastanza di ringraziarvi. Perché oggi? Perché questa è l'ultima settimana in cui potrò vloggare, perché settimana prossima ho in mente un vlog, però capite che la prossima settimana è l'ultima settimana prima della laurea e avrò talmente tante cose da fare, talmente tanta ansia che mi voglio, diciamo, parare e mettere le mani avanti e dire che in caso non ce la faccia, almeno l'ho fatto questa settimana, chiudere questo capitolo appunto. E oggi ho uno study vlog, che ancora non è iniziato perché in realtà ancora non vi ho fatto vedere nulla di studio, perché oggi devo iniziare ufficialmente a ripetere il mio imparare e quindi ripetere il mio discorso per il giorno della laurea. L'abbiamo finito di scrivere ieri io e le mie compagne perché ci dobbiamo alternare, siamo in 4, quindi ci siamo divise ognuna una parte. Uno ovviamente deve sapere un po' tutto di tutto perché se fa una domanda è finita, però comunque uno principalmente deve imparare bene a memoria, insomma, il suo pezzo, ed è quello che devo iniziare a fare oggi perché domani abbiamo le prove generali, anche settimana prossima, però domani abbiamo la prima prova col relatore, col coordinatore, con l'altra relatrice, insomma un casino, e quindi oggi devo ufficialmente iniziare. Mi sembrava una cosa carina concludere questo percorso di study vlog che è iniziato con me che iniziavo a studiare in una nuova università e che si conclude con me che ripeto il discorso di laurea per questa università. Non lo so, lo trovo diciamo un cerchio che si chiude. Chiaramente, come vi ho detto già diverse volte, non vi preoccupate perché i vlog continueranno, e quello che ho deciso di fare è di non fare più, diciamo, una divisione tra study vlog e vlog, e quindi tipo, che ne so, work vlog e vlog, ma fare semplicemente vlog, a volte che saranno molto più ludici e a volte che invece riguarderanno molto più lavoro. Questo perché secondo me nella mia vita, a parte che devo ancora capire come cosa succederà più avanti, ve lo dico proprio sinceramente, nel senso che sì, me è aperta, abbiamo clienti eccetera, ma come gestiremo poi il tutto mi è ancora oscuro, ed è oscuro insomma a entrambe, perché chiaramente dobbiamo ancora iniziare a avere i nostri tempi, i nostri ritmi eccetera, quindi quello insomma si vedrà. Però tendenzialmente vorrei evitare di dividere in due categorie, di fare semplicemente dei vlog, anche perché secondo me ci sarà poca divisione tra il lavoro e la mia vita da ora in poi, quindi non mi va di dovermi insomma stare a pensare oggi che faccio, più mi diverto, più studio, insomma farò dei vlog, poi a volte saranno work vlog intrinsechi diciamo e a volte no. Questo, questa premessa per dirvi che adesso devo capire se prima mi trucco o prima ripeto. No vabbè raga, cioè non so se state sentendo che casino che c'è in questa sala,
infatti adesso chiudo le porte perché non esiste al mondo. Questa è bloccata. Vabbè. Guardate, ma adesso mi ciò con le mani per fare questa cosa. In teoria il rumore viene da di là, quindi dovrei aver arginato la questione. Adesso chiudo pure quest'altra de porta. E adesso voglio vedere se si sente ancora casino. Oh, non mi dire che mo hanno finito perché potrei urlare. Oh, mi sono praticamente chiusa dentro. Roba che se scoppia la terza guerra mondiale fuori non me ne accorgo. E hanno smesso, vabbè. Comunque, adesso ho deciso che mi sta venendo tra l'altro la malsana idea di non truccarmi per uscire perché fa caldo. Poi non so voi, ma io dopo post doccia mi sento talmente pulita che il pensiero di mettermi del fondotinta in faccia mi sento tipo morire. Quindi sto vedendo fuori per capire il tempo. Magari metto degli occhiali da sole, tanto non è che devo andare a fare una sfilata insomma di moda. Ah, vi dico dove vado a proposito, scusate, sono un po' sfasata perché sono un po' stressatina al momento. Comunque, oggi pomeriggio vado a fare una merenda con un'amica che non vedo da un sacco di anni. Ci siamo sentite casualmente in questi giorni e non la vedo da 3 anni. E sapete quelle persone che ricompaiono dal vostro passato e vi fa piacere perché magari ogni tanto le pensavate, però magari pensavate, che ne so, magari non gli interesserà rivedermi, non lo so, cose così. Ecco, invece questa amica l'ho sentita ieri, ci siamo messi d'accordo per oggi, è venuta a Roma perché adesso studia a Milano. E quindi sono molto contenta, andiamo a farci questa merenda da Ginger, che è un posto a Roma che se non ci siete mai stati dovete assolutamente andare, buonissimo, sia per pranzo che aperitivo. E ci prendiamo una side bowl, quella lì con la frutta, che vi faccio vedere molto spesso perché vado spesso in questo posto. E quindi ci facciamo una merenda, una lunga chiacchierata e poi torno a casa per cena, insomma. Dunque, questi video discorsivo, la sottile ironia dei copy va a sottolineare chiaramente puntare ad arrivare sui social e su internet, che però vuole fare concorrenza chiaramente a player un po' più importanti. E per favore, potete smettere con i lavori, ricominciare tra 2 settimane quando tutto questo sarà finito? Il problema di questi discorsi, se voi siete avvezzi alle presentazioni, è che quello che c'è scritto non sarà mai quello che direte. Sicuramente ci saranno dei momenti di buio totale in testa e quindi dovrò cercare delle altre parole. E infatti quello che faccio, questo è un consiglio off topic che vi do, è di praticamente selezionare alcuni pezzi che saprete che non vi ricorderete. Io non so voi, ma io ho tipo un sesto senso per cui percepisco i pezzi che mi sono ostici e che so che al 90% sbaglierò, che comunque avrò tipo, vedete quando raschiate proprio nella memoria, tipo così, ecco, me li riscrivo tipo in 3-4 modi diversi. In questo modo diciamo che tendenzialmente 9 volte su 10 uno dei 4-5 modi in cui ho scritto quel pezzo me lo ricordo, ed è un ottimo modo per cercare anche un po' di ingannare la memoria, in modo tale che alla memoria sembrerà di imparare 4 cose diverse, e quindi anche per una legge dei numeri una su 4 se le ricorda di versioni, perlomeno per me è sempre stato così. Adesso me la devo ripetere altre volte, non so se ve l'ho detto, l'ho ripetuto da tipo 4-5 volte, e il mio problema è che parlo troppo, nel senso io sono una che recita molto le presentazioni, nel senso mi dà fastidio chi, cioè come modo di presentare, chi va a macchinetta trun 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 trun. A me piace un po' anche, no, prendermi le pause, i punti, le virgolette, eccetera. È arrivato il mitico momento del pranzo e quello che mi mangerò oggi è questo formaggio qui di Osella, che vi giuro sono buonissimi, che è tipo un tondo grosso, una caciottina grossa, così buonissimo, però senza lattosio. E poi uno di questi hamburger con quinoa, broccoli e zucchine. Soprattutto questa marca qui l'ho provata, diciamo la sto testando da tipo un mesetto. I miei preferiti sono quelli con la quinoa,
il radicchio e le noci. Se li trovate, prendeteli subito perché quelli sono benedizione divina. Però questi sembrano buoni, non ho mai assaggiati di questa tipologia, però conosco la marca e quindi mi fido abbastanza. Comunque, uno di questi, e poi o gallette o mo capisco che cosa posso trovare qui dentro di buono. Penso o gallette di riso, oppure adesso vedo, qua c'è tutta la mia roba dietetica triste, come dice mio padre. Vedete che carini come sono fatti? Sono tutti incelofanati, in modo tale che anche se questa rimane aperta nel frigo, non fa nulla perché quest'altro è comunque chiuso. Vi giuro, buonissimi. Fortunatamente, prima di mangiare il formaggio, ho controllato la data di scadenza e purtroppo era scaduto e con i formaggi non si scherza. Per cui ho preso 5 ovoline che invece avevo ancora in frigo buone, del arrosto di petto di pollo, una roba del genere, delle gallette, poi vedo se ne voglio altre, e poi appunto l'hamburger vegetariano. E questo è il mio pranzetto e nel frattempo mi guardo qualcosa al computer. Ok, l'ho assaggiato e devo dirvi che è buonissimo. Quella al radicchio mi piace di più, però anche questo non è male. Perdonate se è un po' bruciacchiato, ma io sono un po' incapace in cucina. L'ultima ripresa che vi ho fatto, ovvero quella del pranzo, credo, sono passate tipo 2 ore, era l'una e mezza, forse le 2, adesso sono le 3:30. E prima di rimettermi a ripassare di nuovo il discorso, perché oggi proprio tutta la giornata dedicata a questo, vi volevo far vedere un pacco che mi è arrivato nel frattempo, e poi chiaramente tipo per le 4:30 esco per andare a vedere l'amica al centro, anche perché insomma devo prendere la metro, eccetera, eccetera. Il pacco è di We Makeup, ma vi devo far vedere quello che c'è dentro perché sono rimasta tipo so cute. Ve lo devo far vedere assolutamente. Adesso sposto la telecamera e vi mostro. Allora, i pacchi di We Makeup sono fatti tutti allo stesso modo, quindi hanno questa scatolina con questa carta, diciamo, per evitare che i prodotti all'interno si rompano e si chiude con questa qui che ha una fantasia, tra l'altro, We Makeup che mi fa impazzire. Quello che ho trovato è questo e cioè tenetevi pronti perché è una delle cose. Aspettate che metta a fuoco. Una delle cose più carine che abbia mai visto. Siete pronti? Cute, a momenti mi commuovo. Non so se vi rendete conto, io appunto per mini pensavo fosse tipo una roba a metà di questo, invece sembrano giochi per i bambini, ma nemmeno per le Barbie, io non riesco nemmeno a prenderli in mano. Però sono carinissimi, questi secondo me sono ideali tipo da portare per una serata. Avete presente quelle in cui mettete soltanto una pochette minuscola, super elegante, in cui però c'entra a malapena il telefono? Vi ci mettete questo, che comunque ho portato sempre in borsa, perché mettete che vi si rovina, insomma, potete subito correre ai ripari. Veramente carinissimi! Non sapevo come mettermi per farvi vedere questa cosa, ovvero come sono all'interno. Vabbè, il pack è questo, l'avete già visto, e vi volevo far vedere che lo scovolino, perché l'ho già aperti, è grande quasi quanto uno normale, forse un pelino più piccolo, però insomma è normale per le labbra. Il prodotto all'interno è pochissimo, immagino, però è molto carino, in modo tale che voi lo potete provare senza spendere troppi soldi, provate più colorazioni. Il concetto di teaser reveal si sviluppa all'interno del video in cui lo spettatore prima vede lo spezzone di alcuni film conosciuti di produzione italiana che raccontano attraverso le immagini e all'aiuto del voice over. Ho visto che ci sono alcuni errori, quindi sto cercando di appunto sistemarli, a parte dei refusi, vabbè, proprio di istrazione, alcuni tipo verbi al singolare quando un soggetto è plurale e viceversa, quindi insomma sto sistemando alcune di queste cose in modo tale che questo discorso poi me lo imparo proprio a memoria così com'è. Sono curiosa di sapere quali sono le vostre tecniche per imparare bene a memoria un discorso. Chiaramente va da sé che più conoscete l'argomento, più è facile parlare di quel qualcosa, però quando l'argomento vi è ostico o comunque sapete che la presentazione che dovete fare è molto importante e quindi non potete permettervi errori, sbagli, eccetera, quale tecnica utilizzate? Io volevo far vedere l'outfit ultimato. Sulle labbra ho messo il mio solito gloss di Kiko, che mi piace molto rimpolpante. Poi quando sono struccata mi piace ancora di più. Ma qua cosa mi è venuto? Mi sono graffiata nel frattempo perché non c'era nulla prima. Vabbè. Poi questa maglia, anzi canotta, ormai l'avrete vista ammirata per bene. Sotto ho dei pantaloni che sembrano neri, in realtà sono tipo grigio scuro, però sta bene anche col blu, l'ho già usati con altre maglie blu. E poi ho questa che è la mia borsa passepartout. Ogni volta che non so che borsa mettere uso questa, che è la mia preferita. Comunque secondo me il fatto che sto uscendo struccata scioccherà molti, perché non è una cosa che vi faccio spesso vedere, ma succede molto spesso. E poi concludo l'outfit che sono gli unici occhiali da sole che mi stanno bene. Bellezza, io sono appena tornata a casa e
sono di corsa, anche se sono seduta, ma solo perché sono un po' stanca. E sto per andare subito a cena perché sono le 8:30. Io e Laura, che è la ragazza con cui ero, abbiamo chiacchierato tantissimo, benissimo, per un sacco di ore. Siamo state insieme dalle 5:30 alle 8:50, sedute su un tavolo, cioè su un tavolo, su delle sedie, su un tavolo a chiacchierare, non curanti del tempo, di nulla. Quindi mi devo sbrigare ad andare a cena e riparliamo tra pochissimo. Cena di oggi prevede, che cos'è questo polpettone con Sì, dentro? spinaci. Spinaci e poi delle melanzane grigliate con un po' di aglio, super buone. Ma c'erano pure cose in realtà. Finito di cenare, vi volevo far vedere la merenda che ho fatto questo pomeriggio con Laura, appunto la mia amica. Siamo andati da Ginger, come avevo già anticipato, e questo è quello che ho mangiato. E voi direte perché non l'hai ripreso? Tra l'altro ho portato la telecamera apposta per riprenderlo, soltanto che stavamo parlando così bene che ve lo dico proprio sinceramente, non mi andava a interrompere un bel momento come quello con una persona che non vedevo da anni per riprendere. In più c'erano persone accanto a me, mi dava fastidio disturbarle, quindi ho fatto questa foto. Tanto queste riprese ce ne ho a miliardi perché prendo sempre la stessa cosa, ovvero un açaí, questo si chiama açaí, quindi se chiedete un açaí bowl vi danno questa, con il muesli e l'açaí chiaramente, la banana, poi in teoria prevede le fragole, ma io sono allergica come sapete, quindi a me hanno messo, cioè, a volte vi danno banana e fragole, a volte ananas e fragole, comunque io prendo o l'uno o l'altro, insomma. Questa è la mia amica, guardate che bella, sembra una ragazza Pinterest per quanto è bella. E sì, quindi questo è quello che ci siamo mangiate. Siamo alla fine di un percorso che mi ha dato tantissimo, mi ha fatto crescere tantissimo. Non vi parlo soltanto di percorso inteso come laurea, vi parlo di percorso proprio anche fare gli study vlog, è una cosa che mi ha motivato tanto e che mi dite che ha motivato molti di voi. A me questa cosa fa super felice, non potete nemmeno immaginare quanto il pensiero di aver aiutato anche uno di voi che era in crisi come ero io il primo anno di università, mi rende veramente fiera tantissimo, più di tutto il resto. Siamo giunti proprio alla fine. Questo sarà l'ultimo study vlog che vedrete, però come vi ho spiegato stamattina, insomma, vedrete comunque me che lavoro e farò tantissimi altri progetti per motivarvi, ne ho molti in testa e spero di poterli realizzare sia con Mea che con YouTube. E grazie per avermi seguito per questi 3 anni, dal momento della confusione fino a oggi della laurea in cui so che cosa devo fare della mia vita. È stato un percorso importante per me, molto più per me che per voi, anche se a voi sarà sembrato di avermi seguita, io in realtà sono cresciuta tantissimo con questa telecamera e vi ringrazio tantissimo, tantissimo, veramente non smetterò mai di farlo. Quello che verrà sarà molto figo, quindi mi raccomando, continuate a seguirmi, non crediate che gli argomenti università, scuola, lavoro, motivazione siano finiti qua, anche perché i back to school ci saranno sempre. Spero che questo vlog vi sia piaciuto, spero che vi abbia intrattenuto e tenuto compagnia, spero non sia stato troppo noioso. Vi mando un bacio, ci vediamo presto. Ciao!